Per chi non mi conoscesse, sono Jacopo e ho deciso di imbarcarmi in un progetto che probabilmente, cioè non lo so se funzionerà. Si tratta di quello che gli americani chiamano truck bed, ovvero un letto per auto, che poi appunto gli americani chiamano truck perché di solito loro usano i truck. Io invece ho a disposizione questa che è l'auto di famiglia, un Land Rover Discovery 3. Dopo un po' di calcoli, è il momento di andare a prendere il legno. Legno tutto tagliato e adesso si va a montare. Bene, abbiamo preparato tutto, tagliato ieri, oggi nuova giornata. Allora, diciamo un buon punto. La struttura esterna della cassettiera è pronta. Ho messo anche la colla, quindi dovrebbe avere una buona resistenza. E adesso si procede a praticamente andare a costruire delle lamine per far sì che i cassetti scivolino di più nel momento in cui si tirano fuori. Allora, la cassettiera è fatta, il blocco cassettiera è fatto, adesso manca da fare i cassetti. Ho sbagliato a calcolare un paio di misure, poi ieri a tagliare con mio padre. Quindi praticamente lui adesso è andato a fare gli ultimi tagli in officina e io invece intanto monto il primo cassetto. Bene, adesso la prima asse, qua è lo slittino, no? Cioè il cassetto è girato, questo qua è lo slittino che va a appoggiare sulla pancia della cassettiera. Ho tenuto mezzo centimetro di spazio, non so se riuscite a vedere. Si riesce a vedere qua, c'è cioè, tipo un piccolo scalino, no? E è dovuto al fatto che così il cassetto appoggerà soltanto coi lati e quindi slitterà molto di più, no? Se appoggiasse tutta la pancia sulla cassettiera avrebbe molta più superficie che farebbe attrito. Cassetto numero 2 finito, ora lo posizioniamo al suo posto.
dovrebbe essere più o meno finito. Adesso bisogna dargli una spazzata. Hanno inseriti i due cassetti davanti, la porta di cassetti davanti. Manca da levigare e poi verniciare. Finiamo le vie, finiamo il lavoro. Bene, giorno di lavoro numero 3. Ho portato su tutto il materiale, perché adesso è il momento della levigazione, quindi è all'aria aperta un po' più facile. Cioè, meno mascherina comunque. Finito, raga. Sono, direi, soddisfatto perché è bello bello liscio. Adesso si vernicia. Pennello, impregnante, acqua. Allora ragazzi, cassettiera inserita. Abbiamo creato delle staffe di supporto, diciamo, che sono direttamente attaccate alla macchina. Non dovrebbe più muoversi. Il mio problema era che avevo notato che si muoveva un po' lateralmente. E quindi adesso con delle staffette due per parte non dovrebbero andare, non dovrebbe andare da nessuna parte. In più la figata è che rimane ancora spazio per l'inserimento di materiale extra. Quindi, perché se avessi messo dei tiranti avrebbero occupato questa zona e quindi dopo non andavo più a riempire con nulla. E adesso montiamo il resto. Lì è arrivato, come potete vedere, il materasso che ho già ritagliato. E quindi adesso andiamo a inserire il tutto. Bene ragazzi, il trackbed è concluso. Volevo darvi due numeri per capire un po' il resoconto finale. Il primo è il prezzo. Ho speso 170 euro di materiali, includendo il legno, le viti e la colla. Per la costruzione totale del trackbed ho impiegato circa 2 giorni e mezzo. Non ho contato con precisione le ore di lavoro. Variano molto in base al fatto se uno ha o meno il materiale, se uno ha o meno gli strumenti per farlo e se uno magari un po' già se ne intende di costruzioni. La cassettiera di per sé è lunga 180 cm ed è larga 90 cm per un'altezza totale di 20. Quindi diciamo i cassetti sono molto lunghi e ci può stare parecchia roba. Il materasso poggia su due assi invece che sono più larghe rispetto alla cassettiera, per una larghezza totale di 120 cm e una lunghezza di 190. In questo modo sono riuscito ad andare a coprire quasi tutta la superficie libera dell'auto. Il materasso stesso è invece più lungo, è 195 cm, largo 120. Anche questo ritagliato e modificato per essere incastronato nell'auto. L'ho pagato 60 euro su Amazon, quindi è un normalissimo materasso in memory, altezza di 12 cm, quindi molto comodo. Una parte che mi piace un sacco di questa costruzione, di questo trackbed, è il fatto che in 5 minuti si può montare e smontare sull'auto.
quindi davvero anche in una persona, se si svuotano i cassetti, si tira giù appunto singolo cassetto per singolo cassetto, dopodiché si sposta il materasso, le assi sotto il materasso ed infine la cassettiera. È ancorato all'auto tramite due staffe con una semplice vite. L'auto dovesse servire con tutti e sette i posti disponibili, in 5 minuti è pronta. Devo dire, raga, che tutto sommato è spazioso qui dentro. La vista poi ripaga sicuramente. Ah, una cosa che volevo specificare prima di salutarci è il fatto che sto lavorando anche a altre componenti per allestire l'auto in modo tale da avere davvero un veicolo da overlanding, diciamo, discretamente buono. Quindi sto lavorando a un portapacchi da tetto e altre due o tre piccole cose che sicuramente possono aiutare se uno deve stare fuori, diciamo, in autonomia per più di qualche ora. Quindi sto lavorando a una doccia solare piuttosto che a delle batterie esterne. Restate sintonizzati, non lo so, qui su YouTube mettete mi piace, commentate, condividete. Vi aspetto con l'episodio numero 2.